architetti, questa famosa crescita della vecchia. No, tra l'altro la visione degli architetti l'ho sempre sentita come una cosa che supera tutte le altre. Insomma, c'è anche Vitruvio, oltre a Plinio, insomma, abbiamo anche un Vitruvio che ci ha dato delle norme in questo senso. La ringrazio molto di questa cosa. E dunque, la coppia effettivamente in antico rispondeva a un concetto che in greco era quello di mimesis, e la mimesis era assolutamente fondamentale nel rapporto uomo-natura, cioè l'uomo è un imitatore della natura, questo è fondamentale, in Aristotele è proprio corrente, ma anche in Plinio continuamente c'è questo rapporto, per esempio su un pittore, Pausia, la cui donna era Fioraia, e Plinio dice appunto che la donna creava corone di fiori e il pittore Pausia le dipingeva queste corone, ma le faceva anche di più belle perché l'arte si metteva in gara con la natura. Quindi il poeta imitava la natura, ma poteva anche superarla. Questo è un esempio clamoroso del rapporto mimetico dell'uomo sulla natura. La copia invece è un'altra opera d'arte. Anche questa è un fatto assolutamente sistematico nel mondo greco, perché le scuole d'arte, che erano famiglie d'arte, c'erano botteghe, insomma atelier severi, quello di Sicione implicava 10-12 anni di studio, di ricerca, come praticamente apprendista, quindi senza guadagno, solo per imparare le tecniche, eccetera, e per avere il modello del maestro appunto da seguire e sempre da perfezionare, però partire dalla coppia. Quindi veramente in tutto il mondo greco c'è proprio la teoria della mimesi e della coppia, che porta anche a dei fatti che si avvicinano a quelli dell'età romana, quando invece la coppia è uno status symbol, insomma si vuole nelle case avere un figlia, naturalmente non si può avere l'originale, allora ci sono scultori che erano sempre greci, in realtà non sono i nomi, erano greci, erano degli scultori del tardo ellenismo, poi dell'età imperiale, che erano in grado con gli stessi strumenti dei maestri più antichi a fare dei marmi che erano quasi corrispondenti. Non sono assolutamente spregevoli le copie, né in sé né poi in molti casi dove hanno una qualità altissima e dove anche c'è un riflesso del tempo in cui è eseguita la copia, quindi in realtà aggiungiamo anche delle altre notizie. No, il giudizio sulle copie ci è vissuta l'archeologia fino a che non sono arrivati gli originali. L'archeologia è stata più sprovveduta quando sono arrivati gli originali. Questo è un paradosso che stiamo vivendo. Grazie professore. Tengo particolarmente a ringraziarla anche perché dalla sua presentazione, dalla sua lezione, è emersa una metodologia alla quale forse siamo non del tutto spesso abituati, cioè quella della lettura per confronto. Si è parlato di arte classica, era la medesima metodologia che applicavano gli artisti del gruppo Congo negli anni 30, scaricandosi addosso tutte le critiche logicamente degli storicisti che questo criterio ne apprezzavano, né ritenevano fosse idoneo. Ma la forza del confronto che è stata espressa appunto da questa immagine, come diceva giustamente lei, parla da sé. Quindi anche sotto questo aspetto è una testimonianza metodologica di un sistema che ha i suoi valori che vanno assolutamente recepiti, insomma, anche sotto questo aspetto. Certo, l'aspetto filologico è importante, determinati riferimenti che possono essere sviluppati, ma questo criterio, ripeto, del confronto, della verifica, per analogia è importante, che tra l'altro ci riporta questi valori iconografici che poi sono stati sostanziali nello sviluppo di tante culture, di tante civiltà. Quindi grazie mille al professore per la sua lezione e grazie, penso, a tutti quanti numerosi hanno partecipato a questa riunione. Grazie a tutti.